Cecilia! Pietà, no! Cecilia, sono io! Ah, sei tu, Corvo. Grazie al cielo. Ti credevamo morto. Solo Samuel. Era sicuro che fossi vivo. Devo ringraziare. L'ho visto sul fiume poco prima della strage. È stato furbo, non è approdato. Ma scommetto che è lì fuori. Credo che ti stia cercando. All'inizio Pendleton ha detto che voleva darci un extra. Evlock era dietro di loro. Al segnale ha sparato a tutti alla nuca. Proprio come faceva con i bersagli. Lydia è riuscita solo a gridare. Sarei morta anch'io. Se Wallace non mi avesse detto non avrai nulla. Pendleton continuava a scusarsi, dicendo che nessuno doveva scoprire cosa aveva fatto. Martin beveva ed era triste. L'ammiraglio stava per sparare a Calista. Poi ha mormorato di un debito che aveva con il capitano Carnau, suo zio. Hanno detto che toccava a Sokolov e sono andati da lui. Poi non so cosa sia successo. Emily era lì quando è iniziato tutto. Povera piccola. Spero abbia chiuso gli occhi. Sì, lo spero anch'io. L'ammiraglio ha detto che Martin aveva ragione. Immagino ne abbiano parlato. E temessero di essere giustiziati per lo sterminio del Lord Reggente e i suoi alleati. Credo che ti abbiano avvelenato per questo. Tradito dai miei migliori alleati. Questa non me l'aspettavo. Credevo che Lydia mi avrebbe tradita. Invece ha urlato a Evlock di andare all'inferno. Ed è morta. Pagheranno anche per questo. A proposito, grazie per la chiave della baracca. Lydia è stata l'unica a dimostrarmi un po' di gentilezza. L'ammiraglio non sapeva neanche della mia esistenza. In un certo senso ti è andata anche bene, no? Dimmi cosa faresti se Slack Joy e i suoi ragazzi di Bottle Street ti assalirono. Ci sono già dei Tall Boy! Mi nasconderò qui finché serve. Nessuno è al sicuro quando un uomo è così vicino a conquistare il potere. Brava, resta qua. Mi occuperò io di quegli uomini. E soprattutto mi occuperò io di Evlock e degli altri. Che giornata. Stasera ci sarà una grande festa. All'ultima incoronazione ero un bambino. Sempre che arriviamo stasera. Hai visto che casino? Calma. Un ufficiale ha detto che è stato avvelenato e gettato nel fiume. Per me è fuggito. Ha lanciato la maschera nel fiume e se n'è andato. Tu ragioni come una persona normale. Lui invece no. Devi pensare come una mente criminale. So che gli hanno tenuta nascosta Caldwin per tutto il tempo. Che lo tenevano in gabbia e che lo liberavano di notte. Una mente criminale, dici? Secondo te ora cosa fa? Aspetta. Probabilmente ci osserva, dietro quella maschera. Si avvicina di soppiatto, sempre più vicino, finché... Piantala! Cos'ha di tanto speciale questo corvo? Contro chi ha combattuto? Un paio di alti sacerdoti e aristocratici. Ah, roba da poco, insomma. Contro gente come noi non avrebbe scampo. Beh, ora spero proprio che si faccia vivo. Voglio vederti piangere mentre implori l'aiuto dei Tall Boy. Come te, l'altra notte. Che dovevo fare? Restare qui a farmi lapidare? Erano solo bambini. Erano una banda. Spero che Evlock mandi i Tall Boy a radere al suolo questo posto. Sarà una nuova era. Mettere una bambina di 10 anni sul trono non curerà la peste. L'alto sacerdote Martin dice di sì. Dice che siamo stati maledetti quando Corvo ha ucciso l'imperatrice con la magia nera e i ratti spariranno solo se Caldwin tornerà come un tempo. Pazzesco. Dice anche che Corvo è accompagnato dall'esterno. Questa città è maledetta, non c'è dubbio. Non posso dimenticare di aver lavorato nel distretto sommerso. Non ricordarmelo. Prima di partire voglio prendere qualche bottiglia dalla cantina per portarmela via. Prima controlla che Corvo non sia nascosto proprio lì. Magari hai ragione su di lui. Sì, esatto. Vediamo. Due uomini. Tall Boy.
ce ne sono degli altri di sicuro. E sono dentro alla Mitzvah. Basta con le stronzate. Oh cazzo. Vediamo per un sigaro e un whisky. È molto probabile. Distorsione! Emily! Questo sarei io, immagino. Che carina che è stata. Che c'è scritto? Dell'isola di King Sparrow. Devo ricordarmelo. Mm-hmm.
Bravo, sta fermo. Attenzione, cittadini di Tarnum. Iron Burrows, già Lord Reggente, ha confessato una serie di crimini contro il popolo di Tarnum. Che sarà detenuto nella prigione di Coldridge, finché le autorità competenti non avranno emesso una sentenza. Incredibile. Hanno ucciso tutti, Corvo, per cancellare ogni traccia. Poi hanno preso Emily e sono andati. Non ho potuto far nulla per proteggerla. Ti prego, trovala. Portala al sicuro. Lo farò, non ti preoccupare. Evlock parlava tanto di onore militare, ma alla fine userà Emily come un burattino per i suoi scopi. Quando il Lord Reggente è morto, l'ammiraglio è cambiato. In seguito, Martin era strano e silenzioso se eravamo nelle vicinanze, e a notte fonda confabulava con Evlock e Pendleton mentre tu eri in missione. Secondo me hanno capito che erano a un passo dal ricoprire il ruolo del Lord Reggente e temevano di dover pagare per i crimini compiuti, come lealisti. Avrebbero ucciso anche me, ma Evlock mi ha risparmiata. Credo in segno di rispetto per mio zio. Ti prego, parla con Samuel e gli altri. Qualcuno deve sapere dove sono diretti. Trova Emily, ha già sofferto troppo e non ha nessuno dalla sua parte, tranne te. Samuel ha installato questo in caso tornassi. Usalo per chiamarlo e correrà qui. Spero riesca a trovare un approdo dove non possano vederlo. Farò del mio meglio. Grazie, Samuel. La milizia è dappertutto. Ma non mi importa più di essere scoperta. Prima ho visto Samuel sul fiume. Ti porterà da Emily. L'ultimo viaggio, immagino. Si spera. Sempre che non venga tradito anche da lui. Avevo un lavoro. Occuparmi di Emily. Ho fatto del mio meglio. Sei stata bravissima, non ti preoccupare. Cerca Emily. Io sto bene. Non posso crederci. Se sono arrivati persino a uccidere, possono fare di tutto. Beh, in effetti, da quando Pendleton aveva, diciamo, organizzato una duello tra me e un altro, ho cominciato a sospettare. Povera Emily, finita tra le sue luride mani. Sa che gli impedirai di usarla. Non permetterò che le accada nient'altro. È una promessa. Penso che l'ammiraglio abbia cambiato idea. Forse Martin l'ha aiutato. Pendleton si è aggregato. Quel codardo. No, non ancora. Deve esserci qualcun altro. Quei due che avevo visto prima, dietro alle pareti, dove posso? Forse qua. È un sollievo conversare con qualcuno al mio livello. Piero! Sono d'accordo. La tua espulsione dall'Accademia è stato un crimine contro la stessa filosofia naturale. Cosa che avresti potuto dire in quel momento? So, Piero. Ma è inutile portare il rancore. Volevo domandarti... dell'Elisir, lo so. E io vorrei parlare del tonaco. Perché non hai tentato la soluzione omeopatica? E dove che stanno facendo? Vogliono sfondare tutto. Non posso prenderle dalle prigioni come fai tu.
Sono stato costretto a lavorare con un altro agente derivato dai... Dai molluschi, sì, avrei fatto lo stesso. Trarremo vantaggi reciproci dai nostri metodi. È questo che ci è mancato finora. Ragazzi, sono io! Corvo, sono felice di vederti ancora vivo. Senza di te questa città non sarebbe la stessa. Mi sono appena occupato del lavoro di Piero su un arco. L'ho completato. Questo strumento ci permetterà di inviare un potente segnale elettrico attraverso il sistema nervoso. Potremmo stordire i nemici. Oppure potremmo ridurli in cenere. L'ho calibrato in modo tale da rimanere al sicuro dal suo funzionamento. Si attiverà soltanto in presenza dei nostri nemici. Questo arco è più potente dei vecchi modelli. Il suo raggio d'azione è notevolmente aumentato. Colpirà i nemici senza toccarci. Mi serve l'ultima sequenza registrata nel progetto di questo dispositivo. Evlock lo stava esaminando prima della strage. Riportamelo. Prima di partire, Evlock lo teneva in camera da letto. Spero sia ancora lì. Ce l'ho. L'ho preso prima. Tu puoi spostarti agevolmente sui campi di battaglia. Ma io e Sokolov non abbiamo il tuo stesso dono. Senza l'arco è solo questione di tempo prima che ci uccidano. Decidi tu cosa preferisci. Mettiamo in funzione il dispositivo o vai a uccidere i nostri nemici uno per uno? Mettiamolo in azione, ora. Ecco i progetti. Fa quello che devi. Ecco. Incredibile. L'arco è stato completato. Ora attiviamolo. Gioiosa idea. Questo strumento ci permetterà di inviare un potente segnale elettrico attraverso il sistema nervoso. Potremo stordire i nostri nemici. Oppure ridurli in cenere. Sì, questo l'ho già detto. Cosa ne pensi, Corvo? Stordiscili. Anche i Tallboy. Come vuoi, Corvo. Prima che riprendano i sensi, saremo già tutti molto lontani. Corvo, è tutto pronto. Non resta che collegarlo a un serbatoio d'olio di balena per alimentarlo. Vuoi pensarci tu? Ma certo! Quando quest'arco sarà carico, nessuno oserà avvicinarsi a noi. Che bontà! Beh, lo sapevo, era troppo bello per essere vero. La cospirazione ha usato il vecchio Piero per i suoi scopi e poi l'ha gettato via. Ma invece hanno sbagliato a fornirmi un alleato geniale quasi quanto me. Io e Sokolov ci nasconderemo qui finché non potremo far esplodere le canaglie all'esterno per raggiungere l'Accademia. Mi vedono anche da queste distanze. E non posso neanche usare i poteri. Meglio di no. Al diavolo se mi vedono o no. Io vado su. Cosa devo fare? Ecco qua. Ci siamo! Straordinario! Semplicemente straordinario! Ha superato ogni mia più rosea aspettativa! Ha funzionato. Impossibile descriverlo. Un dispositivo simile garantirà la sicurezza di Dunwall per secoli. Un lavoro magistrale, i miei complimenti. Corvo, spero che possiamo considerarci di nuovo alleati. Assolutamente sì. Tu condannato, sì. Io rapito.
Gli uomini come noi sopravvivono a tutto. Si spera. Per quanto riguarda l'ammiraglio, sono convinto che gli uomini come Havelock nutrano le migliori intenzioni. Lo stesso dicasi per Martin e forse Pendleton, anche se penso sia pigrizia la sua. Ad ogni modo, non c'è nessuno tra loro che sia preparato ad affrontare le seduzioni del vero potere. Sì, me ne sono accorto. Immagino che vorrai vendicarti di coloro che ti hanno fatto subire dei torti. Sì. Non so dove siano andati, ma si sono spostati sull'acqua. Scommetto che il vecchio Samuel può aiutarti. Giusto, Samuel. Cosa? Per comunicare dalla torre di Emily al di là del fiume. Chissà se lo ricorda ancora. Sì, avevo visto qualcosa. Non posso venire. Vecchio mio. Io starò bene. Certo. Ora stai attenta, mi raccomando. Hai eliminato la milizia, quindi posso andarmene da qui. Però non riuscirei mai ad aiutare Emily come fai tu. Prima ho visto Samuel sul fiume. Ti porterà dove devi andare. Un ultimo viaggio, immagino. L'hai già detto. Grazie ancora, ragazzi. Ora che ci penso, ho bisogno di qualcosa, di dardi narcotizzanti, cavolo! Devi costruire una cosa per me prima che vada. Farò ciò che vuoi, ma chiedi in fretta. Ok. Finalmente. Non mi servirebbe altro. Potenzio tutto quanto, tanto un sacco di soldi. Addio, Piero. Addio, Corvo. Voglio scusarmi per ciò che ti ho fatto. Cosa hai fatto? Avere il trono davanti agli occhi, ma essere costretti a rimanerne a un passo di distanza, ha cambiato qualcosa negli altri. In un modo che non comprendo. Corvo, non devi sottovalutare Havelock. Aspetterà. Aspetterà la sua fine. Per mano mia. Piero ha davvero un cervello strano. Però anche il mio non è da meno. Ho visto. Se c'è una cura per la peste, la troveremo. Bravi! Come voleva la vecchia imperatrice. Era una donna strana. La più strana che si possa incontrare. Ma ormai è storia passata. Anche la nuova imperatrice è parecchio strana. È una bambina, Sokolov. Addio. Soltanto storditi. Sembra che i loro cadaveri, cioè i loro corpi, si siano vaporizzati. Pane. Questi che sono? Wallace e Lydia. Riposate in pace.
piace per niente. La festa è finita all'improvviso. E ora stanno radunando tutta la servitù. Mi hanno chiamato per un'ultima consegna. Ma per un po' mi terrò a distanza di sicurezza dalla riva. E osserverò ciò che accade da lontano. Avevi capito tutto, vecchio mio. Sono a posto. Direi che posso andare. Se la ronfa della grossa questo, eh? Samuel. Sapevo che eri qui. Amico mio. Mai scommettere contro di te, eh? Ho visto il segnale. Sapevo che saresti tornato. Già. Dobbiamo andarcene subito. Ora l'ammiraglio controlla l'esercito. Martin è l'alto sacerdote e Pendleton ha i favori di aristocrazia e parlamento. Hanno bisogno di Emily. Ma se Havelock pensa che tutto stia per crollargli addosso, chissà cosa è capace di fare. Andiamo all'isola di King Sparrow. È lì che hanno portato Emily. Bene. Un altro viaggio lungo il fiume, fino alla foce. Il Lord Reggente stava costruendo il faro là. Ci sarà qualcosa da vedere. Thank you.